Eccoci qua, in coppia ormai. Questo punto non potevo che mettermi vicino, insomma. È giusto che finisca questa stagione lasciandoti il testimone, insomma. Allora, grande estate, da lunedì riprendo io, e insomma sarà una stagione molto importante, l'avete capito anche dalle cose che abbiamo detto oggi, no? Sono molte le sfide che ci attendono. Dacci qualche anticipazione, Mirta. Allora, io in realtà ho portato tutta la scaletta di lunedì, però posso dirvi la verità, non vi racconto nulla, perché lunedì mattina accendete la televisione alle 11 in punto e scoprite in diretta, sarà un puntatone, questo ve lo posso assicurare. Grazie davvero a questa squadra meravigliosa, a Francesco, al lavoro che hanno fatto quest'estate, per non lasciarvi mai soli, l'informazione qui non si ferma mai, lo sapete bene, però una cosa importante vi devo dire, lo dico anche alla Ghisleri e a Padellaro, Magnani non va in vacanza, rimane con me, ricordatelo. Allora Mirta, fammi ringraziare a mia volta tutta la squadra, il reparto tecnico, non vado in vacanza, ma come succede per tutte le fasi della vita, c'è un tempo per stare sul palcoscenico e c'è un tempo per stare dietro le quinte, no? Abbiamo scomodato gli astri, c'è un tempo per lo Zenit, un tempo per il Nadir, e insomma io adesso mi accomodo, come dicevo una volta. E la televisione è bella proprio per quello, perché è bello tutto in televisione, stare qui davanti ma anche fare il lavoro dietro, che è importantissimo, fondamentale, non ve lo scordate mai. È stato bello, grazie innanzitutto al nostro pubblico, ci ha tenuto compagnia e speriamo anche noi di aver fatto altrettanto in questa estate straordinaria. Abbiamo raccontato le straordinarie gesta dei nostri sportivi, abbiamo raccontato la tragedia dell'Afghanistan, insomma è stata un'estate davvero intensa. Mirta, in bocca al lupo per la tua nuova ripartenza. Ci rivediamo lunedì tutti assieme, naturalmente Antonio Padova e Alessandra Ghisleri saranno graditissimi ospiti sempre qui da me. A lunedì ragazzi, ciao ciao.